Bentrovati, nuova edizione, 16 luglio, parleremo del mondo oscuro che gira intorno ad un orribile crimine che è quello della pedofilia. Sul tema abbiamo sentito per questa edizione del TG anche lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi e poi torneremo a parlare anche di vaccini. Sì, Virginia, ma parleremo anche dei profili social che sono stati hackerati, in particolare di Bill Gates, dell'ex presidente Barack Obama, ma anche di altri, lo vedremo insieme. E poi torneremo a parlare anche di scuola. La riapertura di settembre porta con sé tante novità, ci sono degli aggiornamenti importanti. Come vi dicevamo, sono circa 1 milione i bambini che scompaiono ogni anno in Europa e solo una piccola percentuale viene ritrovata. Molti purtroppo finiscono nella tratta dei minori e nelle reti dei pedofili. In queste settimane diverse operazioni di polizia hanno portato all'arresto in tutta Europa di una serie di gruppi, ma è solo una punta di un iceberg, come denuncia Don Fortunato Noto qui su BioBlu, che abbiamo ascoltato per voi, presidente dell'associazione Meter. Sentiamo in questo servizio Francesco Capo. Sono numerose le operazioni di polizia effettuate in tutta Europa tra giugno e luglio nei confronti di reti pedofile e quanto emerge dalle indagini è uno scenario di crimini efferati. In Germania è stata scoperta una rete di circa 30.000 pedofili che si scambiavano video e foto di abusi e molestie e si confrontavano su come sedare i minori prima delle violenze. In Francia è stato arrestato un quarantenne accusato di aver gestito e amministrato siti pedopornografici nel dark web. Era uno dei primi 10 obiettivi prioritari mondiali, secondo quanto riferito dagli agenti dell'Europol. In Olanda una complessa operazione a cui hanno partecipato anche le polizie di Francia, Inghilterra e l'Europol ha portato all'arresto di 6 persone e al ritrovamento di container insonorizzati trasformati in camere di tortura. Secondo gli inquirenti l'organizzazione era attiva nel rapimento di minori e nello spaccio di droga. È sconvolgente anche quanto scoperto in Italia. La polizia postale, coordinata dalla procura di Torino, ha intercettato una chat in cui venivano scambiati filmati di violenze sessuali e atti di sadismo nei confronti di neonati. I carabinieri di Siena hanno scoperto che venivano filmate in diretta, in luoghi segreti detti Red Rooms, e pubblicate nelle chat violenze e uccisioni di minori, per lo più originari del sud-est asiatico. Le indagini avrebbero appurato che era possibile interagire in diretta con gli aguzzini, chiedendo atti di sevizie e torture. Il tariffario saliva in caso di richiesta di uccisione della vittima. I pagamenti venivano effettuati in criptovalute. L'inchiesta è partita un anno fa, quando una mamma aveva scoperto video e foto delle terribili violenze sul cellulare del figlio 17enne. Le recenti indagini sono solo una punta di un iceberg, secondo Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter, impegnata da più di 30 anni nel contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia e nell'aiuto e accoglienza delle vittime, intervenuto su BioBlu. Le operazioni fatte in questi ultimi giorni è solo una punta di iceberg, se ne dovrebbero fare molte di più, alla luce anche delle segnalazioni numerosissime, in questo caso io parlo di Meter, che vengono inoltrate quotidianamente a tutte le polizie di mezzo mondo. Noi con l'OSMOCOP, l'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia, abbiamo segnalato negli ultimi 15 anni più di 61.525 segnalazioni in tutto il mondo. Se le avessero prese sul serio tutte le segnalazioni, ed è un'enormità ovviamente, le segnalazioni forse avremmo maggiormente avuto un calo, un contrasto del fenomeno. Basti pensare che negli ultimi anni abbiamo segnalato circa 20 milioni di immagini, video e foto, che se li moltiplichiamo per i 30 anni, voi tenete conto che sono veramente un'enormità, con milioni e milioni di bambini coinvolti. Quello che sconvolge è il silenzio assordante dei media di fronte ad un fenomeno così capillare e di queste dimensioni, che comprende anche rituali occulti con sacrifici di minori. Il legame tra pedofilia, satanismo e occultismo è una realtà esistente e purtroppo spesso taciuta, come confermato sempre da Don Fortunato. Io spesso da qualche anno faccio l'incontro con gli esorcisti a livello mondiale e porto della documentazione che anche gli stessi esorcisti rimangono un po' storditi e sbalorditi, perché in effetti il legame c'è, non possiamo dire che non c'è,
E del resto basti pensare, fare un 2 più 2, i bambini invisibili, i bambini scomparsi, ecco dove vanno a finire, che fine fanno. Ci sono stati dei filoni in tutto il mondo che hanno anche verificato questo tipo di manipolazione, di distruzione del corpo dei bambini per scopi prettamente rituali, che possono essere satanisti ma anche di altro tipo, ecco, del potere che l'uomo ha da un punto di vista del sesso di strumentalizzare e annientare anche i bambini. L'associazione Mater, oltre a denunciare e a segnalare casi alle polizie di mezzo mondo, ne parla invece del fenomeno. Attraverso un report pubblicato ogni anno, frutto del lavoro costante di una squadra di persone, sarebbero 19 milioni i minori violentati nella sola Europa, un dato impressionante che oltre alle operazioni di polizia imporrebbe un'attenzione maggiore da parte della politica e delle istituzioni. L'intervista a Don Fortunato Di Noto sarà disponibile da domani sul nostro canale, ma la cosa poi è allucinante veramente, è perché, mi chiedo, nessuno dei media, no, nei TG di punta, nessuno parla di questa notizia, di questa notizia così allucinante, così agghiacciante. Sì, tra l'altro fatti gravissimi di cui, come hai detto tu, si parla poco, sicuramente in maniera superficiale per quel poco che se ne parla, ed è diventa anche molto complicato commentare questi fatti. Per BioBlu lo ha fatto il professore Alessandro Meluzzi, che è psichiatra e criminologo, e lui che ci aiuta a capire cosa c'è dietro le menti di questi criminali. Guardi, che esistono sette sataniche, queste sette sataniche siano in azione è una cosa che i grandi esorcisti e anche i criminologi hanno sempre saputo. Adesso dai bambini di Satana a Manson, ma anche alle grandi testimonianze di grandi esorcisti come Padre Amort, che ci siano persone che scelgono il principio personalizzato del male per dare una voce, dare una forma alle proprie perversioni sessuali, è una cosa che si sa. Ma devo dire che anche quanto è accaduto in vicende, che le indagini dell'FBI dopo la gestione della presidenza Trump hanno potuto prendere corpo, dalle vicende di Epstein e Maxwell, al mondo dei VIP che viene portato alle Isole Vergini per incontrare e stuprare bambini, alle numerose testimonianze su fenomeni di sadismo in questo campo, ci troviamo in uno spazio che sta ampiamente nel territorio della cronaca nera. Ci sono poi delle teorie che effettivamente meritano di essere approfondite e che non hanno ancora piena prova, e che parlano dell'uso di sostanze come l'adrenocrom, che sarebbe un estratto di tipo neuroormonale tratto dal sangue adrenalinico, dalle ghiandole surrenali, dalla midollare del surrene di persone terrorizzate, e che inoculato darebbe una sorta di scarica vitale di tipo drogastico. Ecco, io non sono in grado di dire che questo sia vero o non sia una leggenda. Dico che però anche la questione dell'adrenocrome, anche la questione delle sevizie è qualcosa che abbiamo visto documentato in delitti in cui, per esempio, la immensa quantità di scomparsa di bambini nel mondo non trova spiegazione se non con un utilizzo del corpo di questi bambini, o nella peggiore delle ipotesi da parte di chirurghi irresponsabili che estraggono organi per trapiantarli. Sul commercio di organi estratti c'è invece una dovizia di dati delle polizie internazionali, non soltanto in Brasile, non soltanto in Africa, non soltanto tra bambini e donne commerciati dalla mafia nigeriana. C'è stata un'indagine che si è spinta fino in Italia su questo, ma forse anche su questioni ancora più diaboliche, ancora più sottili, che non è l'uso di organi, anche se non ci può essere una graduatoria dell'orrore, ma l'estrazione di sostanze ormonali a presunto significato vitalizzante dal sangue di bambini terrorizzati. Ecco, tutto questo è ovviamente spaventoso anche solo da pensare. Ma il sentimento di onnipotenza, il sentimento di impunità, la perversione sessuale e l'idea di essere al di sopra e al di fuori di ogni regola e di potersi servire del corpo di una persona vulnerabile come un bambino impunemente per i propri fini, per il proprio piacere o per la propria vitalità, o semplicemente per riaffermare un possesso, che è un'espressione, questa sì, francamente diabolica della psiche. Spazio della paranoia, siamo nello spazio del disturbo ossessivo compulsivo, siamo nello spazio della tossicodipendenza, perché molte di queste persone assumono anche sostanze che danno un senso di impunità, come la cocaina o molti psicostimolanti.
Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui una miscela di stati d'animo, dalle perversioni a franche psicologie, strutture psicopatologiche come la paranoia, possono indurre elementi che spingono a condotte rilevantissime dal punto di vista criminologico e spaventose dal punto di vista umano. Innanzitutto smascherando i santuari delle elite e dell'establishment che coprono tutto questo. Voi pensate alla vicenda Epstein e alla sua inquietante scomparsa, di cui non sappiamo granché, o alle vicende di Maxwell e della figlia, che era un po' la maîtresse di questo smistamento di bambini e di minori, o pensate appunto alle Isole Vergini con una linea aerea che doveva portare VIP, tra cui il principe Andrea, figlio della regina d'Inghilterra. Quindi parliamo di elite ad altissimo livello. È chiaro che queste elite hanno un atteggiamento di copertura nei confronti di un fenomeno che li tocca, li coinvolge direttamente, e quindi tendono ad influenzare anche poteri giudiziari, poteri di polizia. Quindi parlandone, facendo controinformazione, si crea anche un alone nell'opinione pubblica non negazionista, non di chiusura, non di rifiuto, non di negazione, come nel caso Pizzagate che coinvolgeva Hillary Clinton, ma direi che in questo mondo progressista, gender, edonista, assolutamente restio ad ogni limite, ad ogni regola, ad ogni confine, ad ogni codice di comportamento, senza Dio, senza patria, senza famiglia, con un'idea di autoaffermazione narcisistica dell'uomo come unica forma di vita, è chiaro che queste elite diventano un elemento di copertura. Quindi colpirle, smascherarle, come ha fatto l'amministrazione Trump, è sicuramente una cosa molto importante. Abbiamo ascoltato, Virginia, le parole del professor Meluzzi in questo orrore dei milioni di bambini che scompaiono ogni anno, e quello che si cela dietro è davvero da capire. È importante che restino accesi i riflettori, il commercio degli organi, la pedopornografia. Poi abbiamo sentito il professor Meluzzi di questa dell'ombra, delle elite, dei potenti che coprono tutto questo, è davvero agghiacciante. Sì, noi ovviamente quello che possiamo dire è che continueremo a parlarne. Esatto. La Commissione Giustizia della Camera italiana ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan sull'omofobia come testo base, su cui i gruppi poi potranno apporre una serie di emendamenti. Che cosa è successo praticamente in questi giorni? Che è uscita fuori questa notizia che interessa sempre questa legge sull'omofobia, e si dice che ci sarebbe una frase che legittimerebbe al suo interno la pedofilia. Effettivamente perché? Perché è come se si chiede in questa frase che adesso vi vado a leggere di estendere la punibilità anche a chi esprime discriminazioni sui pedofili. Ecco, l'abbiamo sottolineato, al decreto legge sono aggiunte le seguenti parole: disprezzo o comunque ostilità tesa a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili. Lo leggete? C'è proprio la parola pedofili. Ovviamente subito hanno voluto precisare che si è trattato di un refuso, che addirittura deriva da un vecchio emendamento del 2013 all'allora legge in discussione. Il primo firmatario era il senatore Carlo Giovanardi, anche lui ha voluto precisare che si tratta esclusivamente di un refuso. Però qual è il problema? Quello che vi abbiamo fatto vedere è proprio il testo che adesso voi potete andare a trovare digitando senato.it, e quindi trovate questa legge al punto 2, si legge proprio ancora questo refuso. Quindi se è un refuso, perché non lo vogliamo togliere? Basterebbe poco per evitare incomprensioni e ancora altre polemiche. Esattamente, esattamente. Quindi ricordiamocelo. Insomma, sarebbe necessario intervenire. Ecco. Detto questo, l'Unione Europea è sicura che ci sarà una seconda ondata di questo virus, e quindi si sta preparando. In che modo? Maggiore copertura.